Sconfitta pesantissima per il Napoli, che in casa al Maradona perde 3-0 contro una grande Atalanta che segna tre volte con Miranchuk, Koopmeiners e Scamacca. Anche Scamacca torna al gol. Napoli che ci ha provato, ma Atalanta che è stata sicuramente più cinica ed efficace. Napoli che si è fermato anche davanti a un grandissimo Carnesecchi, che ha fatto parate straordinarie, soprattutto con Osimhen, con il quale ha ingaggiato una sfida personale con il giocatore, la punta del Napoli, che non è mai riuscito a superare il grandissimo portiere dell'Atalanta. Veramente ha fatto parate straordinarie, soprattutto quella sul palo dopo la deviazione di Osimhen sul tiro di Lobotka. Napoli che ormai dice addio definitivamente alle residue speranze di qualificarsi per la prossima Champions League. Atalanta invece sempre più lanciata verso la rincorsa al quarto posto.